Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo delle case di Hogwarts. Miss Creamy Creamy, la 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 la. Ma ciao amici maghi e maghe e streghe, non sono maghe, sono streghe. Oggi state per vedere un video lookbook. Un lookbook ispirato alle due case di Harry Potter, Corvo Nero e Serpeverde. Perché? Perché sono per me le più difficili da rappresentare, perché non sono colori nelle mie corde. Questo lookbook è stato realizzato senza comprare niente, quindi per questo il titolo a 0 euro e per quello mi scuso, perché era leggermente clickbait. In più, rivisiterò le case di Hogwarts secondo il mio stile personale, che è appunto vestibilità curvi e tocchi vintage un po' patatosi e farfallosi come sono io. Quindi spero che questo video vi piacerà e direi di iniziare subito con gli outfit Corvo Nero. Ehi là, primo outfit. Tanto parto con il diro che per me Corvo Nero è una tragedia, perché io odio il blu, mi rivesto rarissimamente con colori freddi e odio il nero. È stato difficile, ma credo che ce l'abbiamo fatta. Quindi il primo outfit, quello sportivo da tutti i giorni, è questo. Ho abbinato una salopette che è blu, perché il jeans è blu, quindi concedetemi questo, con la mia maglietta preferita nera di Intimissimi, che ha queste righe un pochino trasparenti. Come accessorio questa catenina di perle con il simbolino della luna, questo foulard che è praticamente l'unica cosa blu elettrico che io possieda, che è di Fredrika. Come stivale, allora, siccome tutti questi outfit saranno dal sapore vintage, lo stivaletto stringato, che oltretutto lo so che è un po' mal ridotto, ma lo sapete che più mal ridotto è, più mi piace sto qua. Mi sa veramente di uno stivaletto very vintage, anche se l'ho comprato solo 2 anni fa. Quindi adesso direi di passare all'outfit numero 2. Eccoci qua, c'è sempre meno blu, ma io il blu non lo porto, ok? L'ultimo outfit sarà molto blu, quindi un look molto anni 50. Questa è una passatina che ho preso su Shein, mi avete visto portarla per fare Biancaneve che faceva jogging, con degli strass orrendi. Degni del tuo fimo. Degni del mio fimo, esatto. Marta adesso, da quando ha visto le mie cose in fimo, non smette più di tormentarmi. Ho deciso per questo look un pochino preppy, con la magliettina che è il mio crop più top, più crop del mondo, con sopra un maglioncino grigio. La gonna è nera di pelle di Fiorella Rubino e ci ho abbinato gli anfibi delle scarpe di Marta, che sono perfetti per dare una Corvo Nero vibe. Questo potrebbe essere appunto un look per una Corvo Nero che non ha più voglia di mettere il blu. Come unico accessorio ho messo la collanina di Mercy Maman con le stelline. Direi che possiamo rapidamente passare al secondo outfit. Io lo so cosa state pensando, che è un look più da Ariel, da Sirenetta, che da Corvo Nero, ma tutto questo è come io mi vestirei da Corvo Nero, quindi è tutto molto chiccoso e poco gotico, scusate. Questo è l'unico outfit un po' azzurrino che possiedo. Questa è una gonna Fiorella Rubino e mi piace perché ha il taglio quadrato, è un quadrato, non è una ruota, e è bella perché appunto fa molto streghetta. Poi questa è una camicia che ho preso 5-6 anni fa da H&M e tutte le volte che la metto mi sento un bacio perugina, quindi l'ho tenuta per quello nonostante sia azzurra. Ai capelli la mia acconciatura Ariel del cuore, ossia quella con il fiocchetto, al collo degli orecchini, alle orecchie ho degli orecchini, uno è un semplice orecchino piccino, l'altro invece compone una costellazione che non ho idea di quale sia, probabilmente la costellazione del niente. Lo stivaletto è sempre il mio stringato marrone rovinato, lo so che forse avrei dovuto mettere l'anfibio nero, ma io non amo il nero, faccio una fatica terribile, sono la peggior Corvo Nero del mondo, anche perché non lo sapete, io sono Corvo Nero. Questo è il nostro outfit da... Marta, ripeti cosa hai detto prima. Si va a sedurre silente. Questo è il mio look, diciamo, formale casual chic. Diciamo casual chic. È un tailleur di Fiorella Rubino, che in realtà è fatto di jersey. Ha il lurex dentro. Io ho trovato tutto il gergo tecnico di queste cose, perché ci ho girato Chiamami Fiorella per questo tailleur. Ho messo questa camicetta sotto, che ha il polsino con i bottoni neri a vista, che mi piace moltissimo, perché questa manica a 3/4 ha questa specie di cravattino, di cosino che scende questa camicetta. È sempre di Intimissimi. E qui ho delle spille che ci avevo messo io, ma ci stanno bene, vero? Vero che sembrano? Sì, carine, sembrano slow. Cioè, credevo fossero... No, ci ho messo io perché ho un gusto impeccabile. Capelli sciolti con questa forcina qui, che è parte di un trio che userò anche nell'outfit successivo, spoiler. Ed è una luna. Come orecchino, invece, orecchino unico dalla parte appunto dell'orecchio scoperto. Al tutto ho abbinato una décolleté nera. Mi auguro che ci sia abbastanza nero per voi, per ammettermi come Corvo Nero. E adesso
direi che, a parte che con questo outfit mi sento un misto tra comoda e molto figa. Quindi sono resti a togliermelo, ma solo perché l'outfit dopo vi stupirà, perché non solo è perfettamente corvo nero, ma è anche uno dei vestiti che mi sta meglio di sempre. E se mi seguite su Instagram, voi l'avete già visto, quindi seguitemi su Instagram. Quindi adesso mi vado a cambiare per l'ultimo outfit corvo nero, che è quello da ballo. Allora, questo è il mio vestito preferito, lo amo sopra ogni altra cosa ed è decisamente corvo nero. Questo è stato anche il mio outfit di Capodanno, tra le altre cose. Lo adoro. Come mi sento figa con questo vestito, con poche cose nella vita. È un tubino con lo scollo a cuore di Collective Clothing. Come vedete, i decorini sono argentati, quindi le stelline sono argentate, però a noi va benissimo anche portare accessori dorati, vero? Ho raccolto i capelli in uno chignon invece che portarli sciolti come avevo fatto a Capodanno, perché volevo un po' variare. Ho messo questo set di forcine di Wanderlust Co. che mi avete visto comprare in uno dei video qui sul canale, che vi linkiamo qui da una delle due parti. Le scarpe sono sempre dei décolleté. Certo, per portare questo vestito devo portare due guaine, però bello. È proprio il mio vestito di comfort, che mi devo dire. Quindi direi che questo è perfetto per il ballo del ceppo. Io ci sarei andata decisamente così in quanto corvo nero, anche se l'idea di avere un giorno il vestito di Hermione fatto però con colori che mi piacciono è uno dei sogni della mia vita. Quindi direi che adesso con corvo nero abbiamo finito alla grande in bellezza e passiamo alla seconda casa di Hogwarts che faremo oggi, ossia Serpe Verde. Eccoci qui in clima decisamente Serpe Verde. Il verde è molto più facile per il mio armadio, quindi avrò delle cose più attinenti che per corvo nero. Il pantalone è un verde smeraldo ed è un mom jeans di quelli comodissimi finché sei in piedi, ma appena ti chini ti trancia gli organi vitali, cioè anche se è largo alla fine è scomodo. Comunque a me piace molto la silhouette che fa. La maglietta invece è una camicia tipo di voile di New Look. L'ho abbinata ad una cosa più verde scura, simile al serpe verde, che è questo laccetto per capelli con il fiocco di Shein, e alla collanina di Rouge & Bon, che è la gemella di quella che abbiamo visto con la luna, questa la medaglietta. Gli stivali sono gli anfibi delle scarpe di Marta, che sono questi anfibi neri pazzeschi, cioè sono, è come i Dr. Martens però che puoi portare, sono belli, sono morbidi, pazzeschi. Adesso direi di vedere il secondo outfit, che è sempre casual però un pochino meno sciallo di così. Quindi sì, lo so, è pastelloso, io mi rivedo i fan di Harry Potter che mi odiano perché ho fatto cose pastello. E ragazzi, io sono così, se io fossi Serpe Verde e andassi a Hogwarts mi vestirei così, ok? Questo io me lo immagino per una professoressa di erbologia, se proprio devo dire la verità. Questo è un maglioncino che, da quanto mi sta bene, mi fa quasi pensare di essere estate. È un verde menta ed è di Chic Elle, che è il mio posto per i maglioni carini. La cintura è una giravolta di Tina R, che è una delle mie starte preferite su Etsy. Se ci andate, ditele che vi mando io, perché le voglio bene. Questi sono dei pantaloni che ho preso su H&M online quest'estate. Le scarpe sono le moscerelle color cuoio di le scarpe di Marta, che sono queste scarpe basse che io le amo per andare a camminare, sono veramente la comodità fatta a scarpa. E poi trovo che sia un bel look da trilli, cioè lo so che magari non slanciano la gamba, però fanno proprio un bel look. Dove vai, Fatina? Questo è un outfit comodoso, però è sciccoso, e ho pensato di renderlo un minimo romantico, quindi con gli orecchini a loop di Alete Jewels, che sono tra le mie artigiane preferite pugliesi. Fanno dei gioielli e delle borsette pazzesche. E questo fiocchetto qui che ho preso su ASOS, quelle clip anni 90 che portavano le nostre mamme. Sì, un outfit comodo, casual, ma anche un pelino chic, vagamente serpe verde, cioè c'è del verde, si vede che sono serpe verde. Mi vedeste così ad Hogwarts direste: ehi, quella è una serpe verde gentile. Non esiste. Andiamo avanti, quindi via. Eccoci qua, questo è uno dei miei outfit in cui sono più a mio agio, sia gonna a vita alta, possibilmente un po' a campana, e una maglietta carina sopra. Allora, questo è un maglione beige di Chic Elle. Stiamo diventando sempre più beige e meno verdi, lo so, ma poi ritorniamo forte sul verde, quindi questo concedetemelo, perché è proprio il tipico outfit che non vuoi per forza far vedere che sei della tua casa, però si capisce che lo sei. Questa gonna in velluto è di Khaki & Me ed è una gonna a teli verde militare, ha anche delle tasche bellissime, molto bella, molto svolazzosa e molto calda, perfetta per un autunno ad Hogwarts. Questo maglione beige è di Chic Elle e ha questo dettaglio sulle maniche che io trovo molto carino, ed è un collo alto che può essere anche molto più alto di così,
ma io lo porto arrotolato giù perché odio i colli alti troppo alti. La collana è di Alite Jewels. I capelli li ho tenuti molto semplici con il cupcake di Cristina R, che appunto è sempre la ragazza della cintura di prima, vedete i tessuti sono abbinati, perfetti per una sette verde, non che io lo sia, no, ma con i colori mi troverei molto meglio che con quello nero. Comunque, passatina in testa, gli stringati, quelli che abbiamo già visto in 300 outfit rovinati, e direi che adesso andiamo avanti con il prossimo outfit, ci infighettiamo, ma decisamente di più, andiamo proprio sul semiformale con il prossimo outfit che è verde. Contentoni? Via! Guardate, ho i tacchi, non sto neanche più nell'inquadratura. Allora, questa è la mia camicetta per quando voglio essere super posh. È di Amazon The Drop, una delle collezioni che mi è piaciuta di più, che era fatta da una ragazza giapponese che aveva questo stile pazzesco, tutte queste maniche, wow, la moda. È infilata dentro questa gonna di Collective Clothing, che mi dà sempre le gioie più pin-up. Cioè, guardate qua. Ed è verde, cioè sul serpeverde in questo outfit non vi potete dire niente. Come accessori, molto semplice, sono andata con questa mega forcina che vi divide sempre molto. C'è chi la odia, c'è chi la ama, io la amo incondizionatamente, lei la odia. E invece, come collana, il mio filo di perle, che udite udite, sono perle vere, è l'unico gioiello vero che io possieda. Ma vedete, io non metto mai tanti accessori e questo outfit secondo me è già vistoso così com'è. Mi piace moltissimo, mi piace questa gonna che è super morbida, cioè non sembra, ma riesco addirittura a... Collective Clothing per i tessuti è sempre una garanzia. Siete pronti all'outfit serpeverde per il ballo del ceppo? Secondo me non siete pronti, però in realtà me l'hanno già visto anche questo, dai. Se mi seguissero su Instagram l'avrebbero già visto. Mi avete seguito su Instagram? Adesso al 3, 1, 2. Questo è proprio il mio vestito di comfort, devo dirti la verità, che è non solo comodo, cioè al contrario del vestito di corvo nero, non solo è figo, è anche comodo. Quell'altro è un po' fasciante, quindi devi stare in questa posizione qui tutto il tempo. Invece questo è uno spettacolo, perché qualsiasi cosa gonfiore è tutto nascosto qui sotto ed è pazzesco, cioè questo velluto è bellissimo. È sempre di Collective Clothing, ha le stecche qui davanti, quindi il bustino resta sempre bello, a clessidra. Mi piace moltissimo lo scollo, è molto bello indossato da solo, ma siccome è di velluto non ce lo vedo moltissimo indossato da solo. Mi piace con questa camicetta, che invece è di Marie Zelin, che è un brand polacco che mi aveva mandato qualcosa qualche tempo fa. Fa delle cose molto chiccose, molto retro, molto belline. La décolleté è la solita décolleté, ma ci sarebbero stati anche molto bene gli stivaletti, a seconda se lo volete utilizzare per un appuntamento al lume di candela fluttuante oppure per il ballo del ceppo. Forse per il ballo del ceppo è anche un pochino underdressed, però ecco, oh, ragazzi, vestiti da ballo non ce l'ho. E comunque questa è la cosa che ci va più vicino. Poi guardate come gira. Oddio, sta la fieta in faccia. Non sono per niente pericolosa. Con questo vestito mi sento raramente figa. Come accessorio la mia solita collanina oro di Lil Milan e questa volta anche quella stellina di Mercy Maman, che riprende anche la stellina che ho in testa. Gli orecchini sono dei cuoricini semplicissimi d'oro. Avrei potuto prendere delle stelline, ma boh, non lo so, mi sentivo i cuoricini. Sono molto abbinata con il mio divano, guarda, se faccio così sembra un prolungamento del mio divano. Guarda. Grazie a tutti per aver guardato questo video, questo era l'ultimo outfit, io spero che vi siano piaciuti. Ricordatevi che se non vi è piaciuto qualche outfit che magari non rappresenta la vostra casa del cuore, oppure se ho fatto una battuta che vi ha triggerato, io sto sempre scherzando, questo è un video per divertimento, perché volevo provare a fare una cosa del genere senza comprare niente. Ho scoperto di avere nell'armadio già le cose perfette ed è stato molto carino. Rivisitare in chiave vintage e curvy è una cosa che non si vede molto super spesso, quindi mi ha fatto piacere farlo. Sì, se avete voglia di fare un video come questo vi invito a farlo e taggatemi, che me li guardo volentieri. Seguitemi su Instagram per vedere i due reel che ho realizzato. Se arriviamo a 5.000 mi piace a questo video, ci organizziamo subito per fare anche il tasso rosso e Grifondoro, che saranno molto più facili perché tutto il mio armadio praticamente è rosso e giallo. Ditemi quanti punti date a corvo nero e ditemi quanti punti date a serpeverde. Poi alla fine di tutti questi due video outfit faremo la coppa delle case e decideremo quale lookbook ha vinto la coppa delle case. Ma che sto dicendo? Marta può confermare o ribaltare il risultato. Il risultato lo daremo solo, indovinate dove? Dove? Su Instagram. Grazie mille per aver guardato e noi ci vediamo la prossima volta. Out. Se dovessi scegliere Lupin, so chi è quello che lo può mandare e poi viene mandato via, cioè si trasforma.
c'ha un fratello. Io ho veramente l'immagine molto vivida di me che ti do questa bacchetta pesantissima in testa, smetti di parlare. È vero, lo so. Si nasconde e combatte contro il cattivo che si trasforma. Sì.